di tutto quello che nelle nostre possibilità perché le cose rientrino nel giusto alveo. Giova e sarò volo da sedia. Invece da quando ti ho detto, devo dire una cosa, io ho provato a contattare alcune persone che lavorano all'interno di questa cosa, tutti si rifiutano, lasciami stare, se no, dici tu vuoi la televisione, perché se no si dicono alcune cose e video e me ne mandano su. Non ho capito quando mandano lo stesso. Che qua abbiamo a che fare con conigli. Cioè, ecco, questo è il discorso. Tipo leoni, improvvisamente. Allora, voglio noi diciamo le cose che ce l'abbiamo e poi loro stanno tranquilli. Ma questo è un paese di conigli, questo è un paese di infami, sempre no, e di conigli. Questi sono. Io posso anche capirli, no? Posso anche capire. Ma perché io mi devo mettere in vista nei confronti dell'azienda? E dopo se l'azienda va a ridurre il personale comincia di mia. Perché poi le aziende si vendicano, no? Quelli che rompono le palle si vendicano e devi mandare alla casa. Quindi a questi lavoratori, no? Soprattutto giovani, no? Cosa gli posso dire? Certo che la famiglia poi. Ci sono conigli molto più grossi qua alla media. Conigli. Coni, c'è una cunigiara tra tu vai. Giova, Gianni, caro Gianni Speranza, ormai con Dio ci potiamo giù, non ci possiamo più. Si è chiuso nel suo, capito? Ma oi che fare? Cioè, oi c'è il consiglio comunale, pare, no? No. Domani cioè, mi suggerisce l'amico Franco che domani. Segue queste cose, domani c'è il consiglio comunale. Per fare cosa? Ma per fare cosa fate là? Dovete decidere di che cosa, quale strategie? Ma agite ridere i poli. Vieni qua Franco. Ecco Franco che mi suggerisce, mi dico. Gli ha divinto la casa. Io l'ho esortato a venire qua, mi dice giustamente per l'anima dei morti, no? Perché la faccia ce la deve mettere questo cretino che avete di fronte a voi e chi vede le telecamere. Ognuno vi guardate il cosiddetto deterrato. Ecco, Tone, c'è gente che ci suggerisce di dire quello che dobbiamo dire, però non la faccio, non ce la metto. È stato sempre così. È stato sempre così. SMS è la stessa cosa. La telefonata è la stessa cosa. È facile parlare con lo sapere degli altri. No? Allora, è stuffato pure me. Intanto quanto è durato qua? C'è un amico che. Guarda, questa mezz'oretta potrebbe anche bastare, perché non c'è niente. Se noi andiamo alla pagina di Lamezia, c'è una bella apertura che giustamente Pasqualino dedica al Consiglio Comunale. Dopo le polemiche si torna in aula attesa per la posizione del Partito Democratico. Questo qua, questa cozzaglia di persone che si riuniscono qua e non ci capisci una beniamata mazza. Proprio qua di fronte a noi, per la posizione del PD, si stanno ammazzando ad anni, non si capisce, è un partito frantumato, un partito che non esiste più, 15 correnti, 12 prese, cacci su, vi dovete vergognare, a tutti i due vecchi PG saranno vomitati nella tomba, no? Non vedono tutta questa, non ci capisce niente, chi non ce l'ha con Muraca? Petronio che è in un periodo che un senatore parte molto riposo, senatore, sapete quanto vi voglio bene, qual affetto io provo. E sapete là che la bella villa che io ho avuto il piacere di calpestare, di essere in vita, e sapete là che campa di gente. Ma chi ce mi dirà? Un uomo della vostra statura politica, non c'è dubbio, no? Credo che nessuno mi può contestare questo. Senato, siete stato e siete di un'altra hot categoria, direbbero i francesi. Avete la villa, la bella spaparanzata, con il giornale, una bella spremuta d'arancia. Allora, o no? Io finito? No. C'è il consigliere che... Sì, ma Giova, ma tu mi stai dicendo, mi sta un po'
andare a posto gli materiali. No, io non sto dicendo niente adesso. Il consigliere Cristiano annuncia l'emendamento riguardo alle aliquote IMU del 2012 per evitare la chiusura di 30 aziende. No, io non conosco la materia. Se è vero, impegnatevi su queste cose. Tutto il resto è noia. Ecco qua una paginetta. Una paginetta abbiamo avuto. Sti giornalisti nuovi, per l'amor di Dio, da Madonna. C'è lo mare. Sullo garantista c'è una bella intervista, come ho detto prima, a Sebastiano Sofri sulla vicenda del centro perfusionale. Caro Gianni, tira fuori gli attributi. Ti ho detto di telefonare al tuo collega di Cosenza. O Robè, com'è che ha fatto? Che ho voglio fare pure io, se non lo sai, perché si può fare. Se qualcuno di voi fosse messo adesso davanti al video come vestito giù, picca, caro Gianni, ti ricordo che Roberto, il tuo sindaco di Cosenza, ha assunto 6 medici come comune, a tempo determinato, e la banda dell'Annunziata, così non ci vuole venire a parte, non ci vuole niente, ci vuole però che le cosicelle rotonde, che si chiamano attributi, cortesemente, provvedi. Prima che arrivi l'irreparabile, o scappate, mo pensate a quelli quattro chiacchiere che vi devi vedere domani, perché la gente non mangia quelli chiacchiere vostri. C'è un paese che è alla deriva, e tu hai un tour, quello polmeno, dovresti vergognare, vi dovreste vergognare, e nessuno ha il coraggio di dirvelo in faccia. Nessuno ha il coraggio di dirvi in faccia queste cose. Ma vedi di vergognare, muoiate con lo polmene in giro, a fare che? A mostrare che? I giardini pensili di Babilonia. Che vi devi mostrare? Ma che vi devi mostrare? Le piramidi, che? Quattro magazzini, quattro palazzini, e ne mostrate pure i palazzini dove vi devi mandare i rom. Ma mi devi fare prego. E dimostrate il centro della cultura, che doveva essere della cultura, oggi di diventare un centro per i soliti immigrati, poverelli, dato che noi stavamo buoni, agli immigrati ci facciamo pure un centro, così un consolo una idinsia, dopo 6 mesi, io spero che la prossima amministrazione, dopo che avete lavorato voi, oggi di novelle, me lo auguro veramente di cuore, per tutto quello che stavate facendo. Vabbè, oddio, i lavoratori della Comp di Info Conte interessano i santi?